Buongiorno a tutti e bentornati a Stefano Gattoni, racconta Valle Foglia. Riprendiamo questo appuntamento con la rubrica che nei mesi passati ha avuto un discreto successo perché abbiamo ottenuto tante visualizzazioni e hanno servito per raccontare l'attività dell'amministrazione comunale di Valle Foglia, fatti accaduti nel nostro territorio e in particolare anche la mia attività in quanto assessore della passata amministrazione, ma riconfermato nell'attuale con lo stesso incarico, quello di assessore alla pianificazione territoriale, alla casa e alla viabilità ciclo pedonale. E cercheremo di mantenere una certa periodicità, perlomeno ecco, una rubrica ogni 2 settimane con sospensione nei classici periodi estivi e natalizi. E cercheremo di fare anche una rubrica, se possibile, un po' più vivace, più partecipata, e proprio per questa ragione avrò 2 collaboratori in questo, diciamo così, nuovo periodo. Si tratta di 2 consiglieri comunali, Giorgio Roberti e Anna Ballerini, ma diamo subito allora la parola per la presentazione. Per questa edizione avremo 2 collaboratori che mi daranno una mano e sono i 2 consiglieri comunali, sempre eletti nei civici, Giorgio Roberti e Anna Ballerini. Siamo con Giorgio Roberti. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Giorgio, sono delegato del sindaco per i borghi storici del comune di Valle Foglia. Cercherò di impegnarmi affinché questi borghi possano diventare dei gioielli per la nostra comunità. Anna Maria Ballerini e sono alla seconda legislatura per il comune di Valle Foglia. E ho avuto la delega dal sindaco per quanto riguarda le associazioni e i circoli del nostro territorio. Quindi dovrò seguire questa cosa. Inoltre sono stata anche nominata presidente della Commissione dei Lavori Pubblici e oltre a questo sono anche capogruppo dei Democratici Civici di Valle Foglia. E attraverso questa rubrica cercherò di ascoltare anche i vostri consigli. Dopo la presentazione dei 2 nuovi collaboratori, passiamo un po' così al sommario di questa prima rubrica. Abbiamo sostanzialmente 3 argomenti. La prima seduta del Consiglio Comunale di Valle Foglia dopo le recenti elezioni amministrative, una visita fatta subito il giorno dopo al splendido borgo di Montefabbri e una interessante iniziativa che è stata promossa dalla CGIL, dal sindacato pensionati e dalla Feder Consumatori sul tema dell'energia elettrica e dei possibili risparmi. Giovedì c'è stata la prima riunione del Consiglio Comunale, quella dell'insediamento e a dire la verità la seduta vera e propria è stata preceduta da un antefatto estremamente interessante e piacevole, la banda musicale, forse sarebbe meglio definirla orchestra, di Colbordolo con 10 elementi ha suonato l'inno nazionale, l'inno alla gioia che sarebbe l'inno europeo e l'inno della città di Valle Foglia. È stato un momento molto partecipato e anche identitario in cui il Consiglio Comunale, ma anche i presenti, si sono riconosciuti nei valori europei e italiani e ovviamente in quello del nostro territorio. Si è proceduto poi con i lavori del Consiglio Comunale, con i punti classici delle sedute di insediamento. Si è proceduto prima alla convalida degli eletti, poi il giuramento del sindaco. C'è stata poi la nomina del Presidente del Consiglio Comunale nel riconfermato Massimo Pensalfini,
Il sindaco ha poi illustrato e presentato la giunta ovviamente ai presenti, che per così, anche se conosciuta, la ricordiamo, sindaco ovviamente Palmiro Chielli, vice sindaco Barbara Torcolacci, assessori Stefano Gattoni, Mirko Calzolari, Daniela Ciaroni e Angelo Ghiselli. La novità di questa legislatura è stato l'affidamento di deleghe, quindi di incarichi specifici, anche se limitati, ai consiglieri comunali di maggioranza per coinvolgerli direttamente nell'amministrazione. Ecco, due li abbiamo ascoltati prima. E questa è una cosa abbastanza interessante perché permetterà di sfruttare più energie, più potenzialità, speriamo a vantaggio della città di Vallefoglia. Si è po proseguito poi con la nomina della commissione elettorale dei rappresentanti del comune di Vallefoglia in sede all'Unione dei Comuni. Venerdì mattina, assieme al sindaco, l'ingegnere Gai e al nuovo consigliere delegato ai borghi, siamo stati a Montefabbri perché c'era una vecchia sollecitazione a cui dare risposta per focalizzare, per fare un po' i punti su questa autentica perla del nostro territorio, come sapete, uno dei comuni più belli d'Italia. Fra l'altro la giornata era splendida e si poteva ammirare a 360 gradi un panorama davvero straordinario che spazia, come sapete, dal mare ai monti degli Appennini, alla città di Urbino, quindi con un contesto che credo che sia assolutamente unico. I residenti sono pochi, sono programmati dei lavori importanti, ma se vogliamo riqualificare i borghi, chiaramente bisogna essere disponibili, pronti a cogliere tutte le sollecitazioni, soprattutto quelle delle persone residenti. Io voglio citare due persone per tutti, Galli Rino e Siro, che pur avendo diverse primavere sulle spalle, sono ancora degli animatori instancabili di questo borgo. Nei giorni scorsi, interessante appuntamento al Blu Arena di Montecchio dal titolo Energia e dintorni, promosso dalla CGIL, sindacato pensionati, e dalla Feder consumatori. L'incontro è stato moderato da Micaela Vitri e come relatori hanno partecipato Emilio Viafora della Feder Consumatori, presidente nazionale della Feder Consumatori, Elio Cerri, segretario regionale della SPI-CGIL, e Roberto Rossini della CGIL di Pesaro. L'incontro è stato estremamente partecipato, la sala della Blu Arena era completamente piena, e a dimostrazione dell'interesse non solo sul tema dell'energia, ma sul costo dell'energia e conseguentemente sulle bollette. Il quadro che ne è venuto fuori è un quadro in bianco e nero, ci sono delle cose ovviamente interessanti e delle altre che lasciano tutta una serie di perplessità. E in particolar modo si è valutato che i vantaggi del mercato libero sono comunque vantaggi limitati, perché sulla bolletta gravano anche tutta una serie, voglio dire, di balzelli o di tasse che in qualche modo pesano in maniera predominante che rispetto al costo stesso dell'energia. Per cui se si può ridurre qualcosa l'energia, ma questa è solo una piccola fetta della bolletta nel suo complesso. Alcune di queste spese, a detta dei relatori, sono giustificate, come ad esempio una sorta di compensazione che è prevista in bolletta per le categorie più disagiate, oppure i fondi, gli incentivi per l'energia alternativa, per l'energia ovviamente che non inquina, mentre altre, tipo una parte della bolletta che paghiamo è relativa allo scarico dei rifiuti nucleari, ancora dobbiamo individuare i siti, quindi giustamente i relatori dicevano a che scopo, voglio dire, paghiamo questa quota, quanto ancora, voglio dire, non sappiamo dove stoccare appunto questi vecchi rifiuti delle vecchie centrali nucleari che c'erano nel nostro paese. E sono arrivati inviti dai relatori anche di avere attenzione, di affidarsi a degli operatori seri, perché ci sono stati anche
casi di fallimenti di piccoli operatori e soprattutto alle persone più anziane di stare attenti, voglio dire, quando qualcuno si presenta a casa con offerte mirabolanti, uno perché queste offerte potrebbero non essere mirabolanti e in altri casi anche perché si potrebbero nascondere dei veri e propri truffatori. Comunque, ecco, un tema interessante, un dibattito che alla fine, voglio dire, ha chiarito a me stesso personalmente, voglio dire, tutta una serie di questioni. Questo a onore ovviamente degli organizzatori del Sindacato Pensionati della CGIL e della Federconsumatori. Per questa rubrica abbiamo concluso. Appuntamenti alla prossima rubrica. E da Stefano Gattoni, da www.citafuturainfo, i migliori come al solito. Auguri di buona giornata.